Il turismo riparte da Napoli e dalla Borsa Mediterranea del Turismo. L'importante appuntamento fieristico è il primo evento organizzato in presenza in Italia a seguito del via libera concesso dal governo a partire dal 15 giugno. Ad inaugurare domani la 24esima edizione alla mostra d'Oltremare di Napoli ci saranno il ministro del turismo Massimo Garavaglia insieme al presidente dell'Enit Giorgio Palmucci, all'assessore regionale al turismo Felice Casucci, al presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola e i rappresentanti nazionali e locali delle associazioni di settore. Sono circa 300 gli espositori accreditati tra tour operator, enti del turismo, amministrazioni regionali, enti camerali e compagnie di crociera, catene alberghiere e società di servizi. Più di 6.000 invece i visitatori preaccreditati in base ai protocolli di sicurezza che progetta la società che organizza l'evento dalla prima edizione, ha deciso di rendere ancora più efficaci allargando gli spazi espositivi anche alle aree esterne dei padiglioni della mostra. Ne parliamo con il patron della Progetta, Angioletto De Negri. Questa è un'edizione speciale, non perché per un capriccio mio, eccetera, ma perché ci voleva. E lo stesso nuovo ministro Garavaglia, in una sua dichiarazione, disse ci vorrebbe una fiera prima delle vacanze. Ci sarà un'estate di 60 giorni. Che servirà solo a dire che esistiamo ancora. Proprio questa, diciamo, questa edizione è proprio quella, guardarsi negli occhi, scoprire dove poter andare a ricostruire il turismo.